Soddisfazione per il PDL alatiano che allarga i suoi orizzonti raggiungendo un accordo con ben 5 forze politiche. Il PDL ha raggiunto un accordo con Democrazia Cristiana, con l'Udeur, con Puglia prima di tutto, con l'MPA e con Io Sud. Però non ci fermiamo qui perché abbiamo intenzione di aprirci ad altre forze politiche e nella settimana prossima senz'altro concluderemo tutti insieme e in aggiunta agli altri che durante la settimana prossima si accorderanno con noi, cercheremo di fare un programma comune segnando pochi obiettivi e dopodiché sceglieremo il candidato sindaco che possa espletare il programma da noi stilato. C'è soddisfazione da parte del PDL alatiano perché dimostra plasticamente che è un partito capace di aggregare, perché oltre ai partiti che fanno parte naturalmente del PDL, quali l'Udeur, la Democrazia Cristiana, la Puglia prima di tutto, sta allargando gli orizzonti, tant'è che già l'MPA e Io Sud fanno parte della nostra coalizione. Certo, così come ha detto il Presidente prima, noi tendiamo ad allargare questa coalizione perché ritengo Latiano un paese maturo per poter andare a riconquistare le amministrative attraverso un programma, perché noi non ci prefiggiamo un candidato sindaco da imporre, ma un programma da condividere con tutte le altre forze. Il PDL, come gli altri partiti, hanno delle persone valide, dei personaggi validi da proporre come candidato sindaco, però noi troveremo la confluenza prima sui programmi e poi sicuramente sul candidato sindaco che rappresenterà tutta la coalizione. Noi guardiamo anche oltre perché c'è la formazione di altre liste civiche che condividono con noi un percorso e spero che possiamo anche concludere questo percorso con loro, quindi gli orizzonti sono aperti. Il PDL ha dimostrato nella sua completezza insieme agli altri compagni di viaggio come Io Sud e l'MPA maturità e noi sicuramente andremo a vincere le elezioni a Latiano.